Eccoli, 26, subito già una caduta, atleti fermarsi. La potenza è buona questa volta. Federico Bertolini in testa al gruppo, subito insieme con Andrea Giuliani, buono, il figlio d'arte, il nipote d'arte. Abbiamo parlato stamattina di Paolo Bertolini, membro di quello storico team Roces, e il padre di Federico, che nipote di Franco Bertolini, campione del mondo 1961. Andiamo un po' indietro, invece adesso andiamo fortissimo in questo giro. Ed è Federico Bravi che ha lanciato la volata per i primi punti di meno 10. .235-121, quindi due punti per Bravi, uno per Andrea Giuliani, con vediamo se continueranno, sono due atleti di valore, se continuano potrebbe essere problematico, ma si lanciano infatti subito all'inseguimento, il resto del gruppo si lancia all'inseguimento quando siamo ai punti di meno 9. .221-235 sono. Andrea Giuliani, parte da solo. Parte da solo Andrea Giuliani, che ha preso un po' di vantaggio, sono in due, sono in seguimento, punti di meno 8. 121-267. E la maglia di leader di Pietro Borsani, adesso sono in tre, c'è anche Fiorini con loro, c'è Gabriele Fiorini, ed è proprio Gabriele Fiorini che lancia la volata dei punti di meno 7, tiratissima questa gara. .208-267 a questo punto sono 5 i punti di Giuliani, 3 quelli di Federico Bravi, 2 per Fiorini e Borsani, quando siamo già praticamente sul rettilineo finale dei punti di meno 6. Ancora Andrea Giuliani davanti, punti di meno 6. 121-267, altri 2 punti per Giuliani, 1 per Borsani. Si è presentato in grande condizione il giovane talento del Red Black Runner Team, in questo momento in testa alla classifica provvisoria con 7 punti quando siamo alla volata dei punti di meno 5. .267-108. Rettifica, 108-267, quanto da guardi da secondo per Pietro Borsani, che hanno portato 4 punti quando siamo alla volata dei punti di meno 4 con Fiorini. 108-267, sta salendo fortissimo Gabriele Fiorini, che è salito a 6 punti, sono ancora 7 per Giuliani, che adesso infatti cerca, con allungando il passo anche in maniera un po' artificiosa, e andare a recuperare l'atleta della Polisportiva di Belluso quando siamo a 3 giri dalla fine, punti di meno 3. 121-108, due punti importantissimi per Andrea Giuliani e poi uno per Fiorini. Prende fiato Giuliani e da fuori risale fortissimo Pietro Borsani quando siamo al traguardo dei punti di meno 2. 51-34, Lois Pecoraro e Gabriele Ballabri, primi punti per loro. Bella questa azione di Ballabio e Pecoraro con Federico Bertolini, che si lancia al loro inseguimento quando siamo al traguardo dell'ultimo giro. 51-34,
aspetta, cerca aiuto Federico Bertolini all'inseguimento, ma sembrano imbattibili per il traguardo finale Loris Pecoraro e Gabriele Ballabio. Siamo al traguardo finale, adesso sono i due ragazzi della Brianza Line e del GP Mobili Cantù, 34-51-267, 34-51-267. Punto, ufficiosamente abbiamo 9 punti per Andrea Giuliani e abbiamo 7 punti per Gabriele Fiorini. Questo siamo ufficiosamente. Bravo Ale, bravo! Molto molto ufficioso.